Conferenza stampa a Pescara nella sede del Consiglio regionale per la 52esima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si svolgerà a Guardia Greli dal 1 al 28 agosto. Alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, il presidente dell'ente mostra Gianfranco Marsibiglio ha annunciato le novità di questa edizione. Il tema è il gioco e i suoni dell'artigianato. Il gioco perché in un momento di pandemia, di guerra, abbiamo pensato di dare un po' di spirito di rinascita a tutti quanti quelli che verranno a Guardia Greli. I suoni dell'artigianato perché all'interno delle diverse stanze dove si troverà la ceramica, il ferro battuto, l'oreficeria, il visitatore sarà accompagnato anche dai suoni tipici di queste diverse lavorazioni. Uno dei temi che stanno più a cuore al presidente Marsibiglio è sicuramente la creazione di un marchio di qualità dei prodotti artigianali. E per rilanciare il tema, la presentosa in legno in formato gigante realizzata in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia al Blockhaus sarà collocata nel prato adiacente all'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Questa presentosa, grazie alla lungimiranza di Enrico Di Giuseppe Antonio, sarà installata nel comune di Fossacesia. L'idea è quella di fare una installazione mobile dalla Maiella alla Costa dei Trabocchi. Anche questa credo che sarà una idea vincente per promuovere questo gioiello tipico abruzzese con la speranza che a breve diventi anche patrimonio immateriale dell'UNESCO. Il mondo dell'artigianato merita attenzione e va rilanciato. Marsibiglio ha ricordato che è necessario ripristinare l'esperienza delle botteghe scuole e convocare al più presto la consulta regionale del settore. L'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario ha annunciato un bando regionale interamente dedicato al sostegno degli artigiani. Il mondo degli artigiani, come un po' tutti gli altri comparti produttivi, hanno subito in maniera pesante il fenomeno del Covid. Devo dire che i nostri artigiani sono degli eroi quando continuano a tenere aperte le loro botteghe. Sicuramente presto usciremo con un bando tutto dedicato a loro, stiamo ancora studiando se sarà un bando di ristoro Covid o un momento di ripartenza per dare la possibilità a loro di innovarsi con tecnologie nuove. Tra virgolette stiamo pensando anche a loro per quanto riguarda l'internazionalizzazione dei loro prodotti. Devo dire che gli artigiani abruzzesi sono fantastici nelle loro botteghe, ma poi per aprirsi al mondo ci servono investimenti che non riescono a fare da soli, quindi stiamo studiando una serie di protocolli, non ultimo quello che abbiamo formalizzato l'altro ieri con Amazon, che permetterà a chi lo vorrà gratuitamente di fare dei corsi di formazione con cui approcciarsi alle vendite online e sicuramente di rientrare in delle piattaforme che permetterà di far conoscere i loro prodotti in tutto il mondo, cosa che loro difficilmente riescono a fare con le loro forze.